Ben ritrovati amici appassionati bianconeri di TV12, appassionati di fantacalcio, ben ritrovati con Fantas Game, perché il fantacalcio non è un gioco da ragazzi e ve lo diciamo sempre, non ce ne vogliono le nazionali, ma finalmente ci siamo tolti dalle scatole, per usare una citazione di un grande film di Natale, quest'ultima sosta per le nazionali, si torna a parlare di fantacalcio e con chi? Possiamo farlo meglio che con Carmine Cassandra, responsabile editoriale di Fantacalcio.it, nonché maestro, che ritroviamo volentieri dopo questa settimana di pausa. Com'è? Siamo tornati nel turbine dei voti, dei bonus. Sì, ragazzi, però ci siamo riposati, ci siamo ricaricati e siamo pronti per questa 28ª giornata. Ci sono stati un po' di infortuni, come al solito, le nazionali si portano dietro tanti problemi che rifatti allenatori, ma siamo qui. Assolutamente sì, e ne parleremo perché questo è, tra l'altro, le nazionali, oltre al danno di stare fermi, hanno anche la beffa. Però noi facciamo, riepiloghiamo velocemente quella che è la sfida di redazione, perché dobbiamo dirlo, c'è stato uno stravolgimento in vetta. Andiamo proprio veloci, perché comunque l'ultimo posto rimane Sursa, che è riuscito a fare negativo anche questa giornata, da meno 10 è passato a meno 12 e mezzo. Ha un po' guadagnato qualche punto Pezzella, possiamo vedere, che è arrivato a meno 1,5, ancora in negativo. Podio, che nel terzo posto non cambia, c'è Eleonora che però guadagna, va più 3. Ragazzi, spiace, sono sceso al secondo posto, anche se sono passato da più 6 a più 11, perché Alice 24 e mezzo. Aveva scelto Osimhen, vabbè, facile, Berardi che ha fatto gol e Gabbiadini, doppietta al Verona, quindi chapeau. E quindi mandiamo la sua clippina perché adesso gongola, Alice, sentiamo. PS, visti i miei ultimi risultati, miei cari amici di redazione, provate a prendermi. Così è dura, così è dura. Bisognerà rimboccarsi le maniche perché è stata brava. Vabbè, con gli attaccanti si va sul sicuro, però comunque la scelta di Gabbiadini gli va dato atto. La doppietta non la faceva, penso, da parecchi anni. Ah, credo che legge con attenzione le rubriche di Fantacalcio.it, che lo abbiamo consigliato a più riprese Gabbiadini nell'ultima giornata. Me l'ha detto tra le righe alla fine, fa no, io vedo un po' i consigliati, ci ha pescato bene, molto bene. Tu hai parlato di infortunati importanti, poi centreremo ancora di più nello specifico di quelli delle nazionali, però vediamo l'infermeria, Carmine, perché come al solito in 2 settimane i nomi sono stati parecchi, possiamo vederli rielencati in grafica perché sia nei rientri che nei giocatori che escono ci sono nomi importantissimi. Immobile da rosso diventa verde, dovrebbe recuperare condizionale Koopmeiners, Di Marco c'è, Kostic aveva avuto un problemino, c'è, poi Lammers, Nico Dominguez in ottica Bologna-Udinese, così come Bigliol, solo uno spavento in nazionale, Olmo e Bastoni, ma guardiamo di là, salta Çalhanoğlu, non c'è Lazovic, confermato l'assenza di Arnautovic, Mazzocchi, stagione sfortunatissima per lui, Karsdorp, Kalulu, Ibra, Ilic e poi c'è il solito vicario che insomma il problema più grave di quello che sembri, però è chiaro che molti fantallenatori sono preoccupati perché le assenze sono pesanti. Sì, diciamo che la doccia freddissima è arrivata con Çalhanoğlu, che comunque aveva un rendimento altissimo nelle ultime giornate, nel girone di ritorno, anche quando l'Inter arranca e fatica, lui il 6 e mezzo a casa lo porta quasi sempre. Su Ibrahimovic, insomma, lo abbiamo detto anche nelle scorse trasmissioni. Ha una certa età e quindi ci si aspetta che ogni tanto si ferma l'attaccante svedese. Poi c'è questo stop di Kalulu che molto probabilmente porterà Pioli a rischierare la difesa a 4 a Napoli nella prossima giornata. Nei rientri è importantissimo quello di Immobile che comunque era già in panchina nel derby. I fantallenatori lo ritroveranno tirato a lucido nella trasferta di Monza. E il derby che è il mio grande rimpianto perché volevo consigliare Zaccagni, ma non me la sono sentita, ma giusto così, se non si rischia, non si va da nessuna parte. Squalificati, abbiamo avuto bisogno di allargare la grafica perché le ultime giornate erano 4, 5, 6, sono 18. Fa specie tra l'altro le squalifiche multiple, una ha colpito l'Udinese, Perez, Becao e Wallace, 3,
Ma addirittura la Roma fa peggio con 4, ma che l'hanno Kumbulla che ancora deve scontare il calcione a Berardi, Cristante, Mancini e Bagnez. Diciamo che la Roma è sicuramente la squadra che ha i problemi maggiori, però mancano nomi importantissimi, Zola, Pessina, lo stesso Nuitink che ha fatto un partitone col Verona, Rabiot. Anche qui i fantallenatori vedono volar via per questa giornata pezzi importanti. Sì, diciamo che i nomi più pesanti in chiave fantacalcistica sono sicuramente Nzola, perché in casa Spezia Salernitana si schierava alla grande l'attaccante dello Spezia, e Rabiot che per Fantamedia viene dopo Zaccagni e Kvaratskhelia, quindi per farvi capire il livello delle prestazioni del centrocampista francese. Poi certo ci sono Udinese e Roma che avranno un po' di problemi Numerici. in difesa in questa giornata, e per il resto anche Pessina, rigorista, centrocampista di inserimento in Monza Lazio, era molto schierabile in questo turno. Adesso entriamo nello specifico dei nostri facts, i sei riquadri, le sei domande. Una l'abbiamo leggermente spoilerata, ma non poteva essere altrimenti, perché finito l'incubo delle nazionali, io ho messo sicuri, punto di domanda. Perché? Perché lo vediamo nella grafica. Non è che sia un grande fan di Star Wars, ma ho scelto la morte nera, perché le nazionali portano proprio disgrazie e sventure, una sosta da brividi, perché Kostic sembrava infortunato ed è recuperato. Kalulu e Çalhanoğlu li abbiamo accennati, no. Quanto fa male all'Inter e ai fantallenatori perdere Çalhanoğlu in questo momento? Poi se parliamo di Inter parliamo anche di vista Champions League, è durissima. Vista Champions League e vista semifinali di Coppa Italia che ci saranno Anche. settimana prossima. È una grossa perdita questa di Çalhanoğlu, che ormai era diventato il perno del centrocampo dell'Inter, l'uomo a cui Inzaghi non rinunciava mai, o da playmaker al posto di Brozovic o da mezzala da titolare, dove poi era il ruolo dove ha portato i suoi bonus quest'anno. Davvero una perdita importante questo mese di aprile, che praticamente l'Inter giocherà una partita ogni 3 giorni. Dovrà fare gli straordinari Mkhitaryan, che a questo punto diventa lui l'uomo schierabile nel centrocampo dell'Inter in chiave fantacalcistica, perché è uno che i bonus li ha sempre portati. Stavamo vedendo i numeri mentre tu parlavi, comunque è un giocatore praticamente sempre titolare, 23 volte, 3 volte entrato, numeri pazzeschi con... Ah, i Sì, nomine impressionanti sono una sola insufficienza, mi pare, è in tutte le incredibile. sue presenze. Beh, da pagellista devo ammetterlo, soprattutto quando è stato spostato in cabina di regia, è un giocatore fondamentale, è impossibile dargli un brutto voto perché anche quando l'Inter va male, hai ragione te, lui gioca sempre bene. Secondo facts di giornata, ci riguarda da vicino, riguarda un giocatore, bomber di provincia, verso la doppia cifra, è tornato il vero Beto, che l'avevamo raccontato, aveva fatto una gran fiammata all'inizio, poi si è un po' seduto, vediamo la grafica, la prova del 9, lui l'ha fatta contro il Milan perché numero di maglia, numero di gol, secondo me lui è ancora qui, quel gol annullato per un millimetro di fuorigioco, proprio col Bologna, insomma... Può essere che nella prossima partita arriva a 10 e soprattutto in ottica superare i gol dell'anno scorso che sono 11. Guarda, secondo me sì, nel senso, supererà la cifra dell'anno scorso. Beto credo sia uno dei migliori, se non il migliore, secondo slot che si potesse acquistare nelle aste estive. Ed ha confermato, a parte quel periodo, come dicevi tu prima, di carenza di bonus, adesso è tornato, e già contro il Bologna noi lo straconsigliamo, perché con le sue caratteristiche può dar fastidio, può dar un grande fastidio alla difesa dei Felsinei. Eh sì, abbiamo visto questi due gol segnati nelle ultime quattro partite, tra l'altro anche Sì. un'alternanza casa-trasferta più o meno perfetta, cinque gol alla Dacia Arena, quattro in trasferta, quindi perché no? La speranza anche dei tifosi friulani è che possa lasciare il segno, terzo fax di giornata che torna a
parlare invece della vetta, della classifica, è un Napoli che asfalta tutti, è la sagra del bonus, perché anche conosci bene Francesco Pezzella, parlavamo l'altro giorno in trasmissione, uno si aspettava e magari il Napoli va 20 punti sopra, va a Torino, può anche starci che molla il colpo e fa 4 gol in maniera imbarazzantemente superiore. Sì, ma poi più che altro il dato importante da snocciolare in chiave fantacalcistica è il fatto che ci si aspettasse un po' di turnover, È vero. che secondo me gioco forza nel mese di aprile con i due quarti di finale di Champions molto importanti contro il Milan ci sarà. E quindi lì non solo Osimhen, Kvara e tutti i calciatori che stanno facendo le fortune dei fantallenatori, ma occhio ai vari Raspadori, Simeone, Elmas, tutti i calciatori, lo stesso Dombélé che poi a Torino ha timbrato anche, sono tutti calciatori che possono rientrare nelle rotazioni di Spalletti nelle prossime giornate con insistenza ed essere una chiave importante per quei fantallenatori che li hanno pagati poco. Sapendo che erano delle riserve, possono diventare dei secondi, terzi slot importanti nelle prossime giornate. Stavo sorridendo guardando, è impressionante guardarlo a Ai numeri di video. Osimhen. Da quando è rientrato dall'infortunio, praticamente il pallone manca in pochissime partite, forse tre, però dove non c'è il pallone c'è un assist. È un giocatore allucinante. Chiaro che il Napoli ha fatto un investimento importante per lui, no? Però questo exploit incredibile, ha sempre fatto Sì, diciamo discrete stagioni, ma non così, nemmeno a sognarle. che questa è stata la stagione della consacrazione. Tra l'altro, una piccola statistica carina a livello fantacalcistico: chi ha un attacco Osimhen Lookman, e non è impossibile visto che Lookman a No. inizio stagione, c'è cioè pure chi l'ha pagato un credito, tutte le giornate è partito da più 6, da 72. Quindi, Incredibile. insomma, è una statistica Da interessante. Abbiamo mare. snocciolato che chi ha entrambi in rosa, praticamente il 90% o più sono primi in classifica, giustamente. Direi con merito, soprattutto se hanno creduto in Osimhen e pescato Ademola Lookman, che no, adesso non sta vivendo il suo miglior momento. Quarto Fex, rivediamo la grafica che te la leggiamo, vabbè, perché l'avevamo mandata al volo, implacabili, ma si sa. È una celebrazione giustissima del Napoli che, tra l'altro, sfida il Milan che sarà avversario di Champions League. Molto, molto bella questa sceneggiatura. Quarto Fex, l'abbiamo intravisto, riguardava proprio Ibra, anche lui abbiamo accennato. Torna al più 3, si ferma, tra l'altro, il più 3 che qui. Lo saprai bene, Carmine, è stato un po' discusso, con rigore, dubbio, la ripetizione, vabbè. Però l'importante è che l'Udinese poi l'ha rimessa in parità. Zlatan è al capolinea, è una domanda brutta da fare, infatti l'ha voluta giocare simpaticamente con il mausoleo più famoso del mondo, le piramidi di Giza, il gol del Cigno, cioè sta giocando per i record personali, perché comunque purtroppo i numeri di questa stagione parlano chiaro, quattro presenze, un gol su rigore. Non so, c'è chi ci crede ancora o tu personalmente come la vedi? Allora, ci sono due letture da fare, una in chiave calcistica e una in chiave fantacalcistica, che poi vanno quasi ad abbracciarsi, perché nel senso averlo come uomo spogliatoio in grado di subentrare nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 10 minuti e fare paura alle difese avversarie, sì, è un po' come la storia del fantacalcio. Se i fantallenatori che magari hanno le rose allargate, hanno sette attaccanti e te lo vuoi prendere lì, spendere un credito e te lo metti come settimo slot, sì, e quando sai che magari gioca titolare come era Udine, me lo schiero pure, ma non di più. È un calciatore di 41 anni che ha evidenti limiti fisici legati proprio all'età, quindi non dico proprio canto del cigno, ma credo ci siamo quasi, ma io penso che lo stesso Zlatan, da un uomo molto intelligente, quale è, lo Lo stia sappia, pensando certo. ad un imminente ritiro. Assolutamente. Ah, già nelle interviste anche un po' parla da dirigente, ma ci sta, l'età è quella che è, i numeri sono quelli che sono, certo, di un giocatore che è stato fermo tantissimo.
Tra l'altro dicevamo di Giroud che si era fatto squalificare apposta, secondo me sarebbe stato utilissimo a Udine, piuttosto che magari la partita con Napoli, che io capisco affascinante, ma proibitiva. Quinto Facts parla invece di Bomber giovani, la nazionale che ci fa belli. Io ho scelto Højlund perché ha fatto doppietta anche Banda, tanti giocatori ha segnato, ho visto anche una simpatica grafica che avevate fatto per fantacalcio.it, Højlund segna in nazionale, è reduce però anche da un gol pesantissimo contro l'Empoli, è un nuovo bomber che cresce, insomma è il nuovo che avanza, se c'è gente come Ibra che sta per ritirarsi, lui quanto starà all'Atalanta secondo te o è pronto già a volare? Guarda, secondo me è già pronto. In settimana rispondevo proprio in redazione a chi mi diceva: secondo te il Napoli chi può prendere al posto di Osimhen nel caso venisse ceduto in estate in Premier? Secondo me lui, Højlund, cioè le caratteristiche sono quelle, è meno esplosivo di Osimhen a livello atletico, però io ho negli occhi il gol che ha fatto alla Lazio, Incredibile. con le dovute proporzioni, ha ricordato molto Haaland. Beh, il cognome. Sì, è un calciatore che mi piace tantissimo, un attaccante moderno, e con Gasperini, che tra l'altro è un allenatore che ha sempre avuto questa caratteristica che fa rendere benissimo gli attaccanti. Ricordo dal primo Milito al Genova, per i boomer come me, per Sì. i vecchietti come me, Højlund sta avendo la stessa parabola. Magari un altro annetto all'Atalanta gli farebbe ancora più bene, ma è pronto per andare È una in piccola una mia medaglia al opinione merito, personale. una piccola medaglia al merito, nemmeno tanto piccola, la diamo a Biol che infatti vedevo una delle rare insufficienze, 5 e mezzo contro l'Udinese, perché Sì. Biol fece una gran partita difensiva. Lo ricordiamo. Ultimo facts, un nome che ci sta caro tantissimo. È tornata la pace tra Juric e il suo figlio il prodigo, perché Radonjic ha sfruttato benissimo la chance dell'emergenza facendo delle grandi partite, vediamo in grafica, tra l'altro molto evocativa con questa frase famosissima del film Il Corvo, non può piovere per sempre. E insomma, ha fatto bene chi se l'è tenuto Radonjic. Come me. L'hai Sì, tenuto, giustamente, se te lo tengo. l'ho tenuto, è un calciatore che può far saltare il banco nelle prossime giornate, il ruolo centrocampista, quindi molto appetibile in chiave fantacalcistica. Contro il Lecce ha fatto benissimo e contro il Napoli è stato comunque uno dei migliori insieme a Vlasic, cioè almeno ha provato a fare Ha qualcosina, provato. soprattutto nel primo tempo quando il Napoli è andato leggermente in difficoltà. È un calciatore che già col Sassuolo può essere schierato, perché appunto, come dicevi, Miranchuk non è al meglio, Sì. Caramo idem, e quindi nelle rotazioni adesso c'è lui da titolare. E hanno fatto bene quei fantallenatori che lo hanno tenuto, anche perché ormai era diventato, parlo di un mesetto fa, un settimo, ottavo slot preso appunto a un credito per quei fantallenatori che hanno gli scambi dalla lista sempre aperti. E adesso ce lo ritroviamo titolare. Ecco, può essere il jolly dell'ultima partita. Uno aspetta l'ultima partita, ho la speranza di poter pareggiare o ribaltare la sua partita. Radonjic può essere quella scheggia impazzita. Sempre bello mettere quelli che giocano lunedì alle 20:45. Ci leghiamo veloce con due, tre domande. Una è proprio relativa, l'abbiamo pescata sul Torino, tra il dubbio tra Vlasic e Brozovic, chi andresti a schierare? Guarda, io tra i due schiererei sempre Vlasic, ma per una posizione di campo. Se Vlasic gioca da trequartista contro il Sassuolo, che è una squadra che è in forma, ma che concede anche, gioca bene, Brozovic da regista è meno appetibile contro la Fiorentina. Ci sta assolutamente, e nemmeno a farla apposta riguarda uno dei protagonisti, Højlund o Dia, che Dia tra l'altro però è anche in dubbio, quindi però faccio dire Ragazzi, come facciamo a non mettere Højlund contro la Cremonese?
ultima in classifica, punto di domanda. Penso basti come risposta. Assolutamente sì. E poi invece, questo riguarda l'Udinese, credo sia una domanda relativa al mantra, perché ci sono sia attaccanti che centrocampisti, sceglierne due tra Lukman Pasalic e Tucu Pereira. Tucu Pereira va schierato, rigorista col Bologna, quindi lo schieriamo e ce lo mettiamo lì. Il dubbio è tra Lukman e Pasalic. Tra i due forse vado su quello più offensivo e su quello che quando è in campo è anche rigorista. Eh Quindi sì, farei Lukman e Pereira. assolutamente. Condivido, anche se il rigore all'Udinese ancora non l'ha dato, ma lo aspettiamo, non si sa mai. La legge dei grandi numeri. Grazie mille Carmine, ti saluto perché adesso lancerò il nostro consueto video redazionale. È stato un piacere ancora una volta. Salutiamo Grazie a te Stefano, un saluto a tutti i telespettatori. Carmine e Cassandra e andiamo a vederci i consigli di questa settimana della nostra redazione. Ciao Stefano, devo rimontare, lo so, e allora vado là dove avevo sofferto. Riprendo Vlahovic con la Juventus, che deve sbloccarsi anche in campionato, contro il Verona. Poi, per le squadre di metà classifica, scelgo Caputo dell'Empoli, con l'Empoli che in casa deve tornare alla successo, e per le ultime della classe, pesco Shomurodov dello Spezia, che non c'è Nzola, mi aspetto faccia tan grandi cose. Ciao! Ciao a tutti amici di Fantasgame, allora quest'oggi punto su Di Maria che tornerà titolare contro l'Hellas Verona in estrema difficoltà, poi la Juve gioca in casa. Stavo pensando un po' alle squadre che sono arrivate in difficoltà a questa sosta, per esempio Lecce che arriva da quattro sconfitte consecutive, credo che i giallorossi troveranno la vittoria, spero quindi nel gol di Strefezza. E poi c'è lo scontro diretto interessante tra Sassuolo e Torino nel posticipo che chiude la 28ª giornata di campionato, un match equilibratissimo. Credo però che la squadra di Dionisi avrà la meglio con gol di Frattesi. Ciao a tutti da Barcellona, adios. Ciao Stefano, ed eccoci anche questa settimana con le mie scelte per quanto riguarda i calciatori su cui puntare per il Fantacalcio. Allora, per quanto riguarda le prime sette squadre, le cosiddette sette sorelle, scelgo Duvan Zapata dell'Atalanta. In Cremonese Atalanta, l'ex giocatore bianconero Duvan, secondo me potrà essere decisivo. Poi, per quanto riguarda le altre, Inter-Fiorentina, punto su Barak della Fiorentina. Ed infine chiudo con Piontek per quanto riguarda Spezia-Salernitana, in cui ritengo che l'attaccante polacco possa essere anche lui decisivo per la Salernitana. Ciao. Ciao Giova, ciao a tutti. Allora, le mie scelte per questa 28ª giornata di Serie A, punto su Lukaku, primo nome. Secondo nome, punto su Strefezza, che volerà al Castellani con il suo Lecce. Credo che possa essere un giocatore che possa incidere in questa partita. E poi, terzo nome, perché no, Beto, che gode di un ottimo stato di forma e di conseguenza, sì, punto sul bianconero. Tanti nomi che mi hanno anche soffiato, ma devo farli lo stesso perché in piena onestà li avevo già selezionati. Vi consiglio Spinazzola in Roma-Sampdoria e poi Frattesi in Sassuolo-Torino, e anche a me convince molto Strefezza in Empoli-Lecce. Staremo a vedere chi avrà la meglio e chi riuscirà a riprendere Alice. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata insieme, a me non resta che salutarvi e ricordarvi che il Fantacalcio non è un gioco da ragazzi.